amici di Capricorno, Capricorno segno solare, lunare ascendente. Io vi ritrovo stasera per una lettura generale, quindi prendete sempre ciò che risuona con voi, perché queste letture generali non possono parlare a tutti, eh? Quindi una lettura generale per queste due settimane del mese di giugno e vediamo un po' le energie che vi accompagnano. Poi vedremo l'imprevisto oppure la sorpresa e per finire vedremo il consiglio. Qua poi vediamo le relazioni, cari amici, poi andiamo a vedere il lavoro, poi i progetti e le finanze, il materiale. Le energie, cari amici del Capricorno, abbiamo allora questo colletto di pentacoli, testa in giù. Ok, quindi qua c'è un progetto per voi che viene annullato, quindi qualche difficoltà in un progetto che dovete annullare, sarà annullato, e può esserci anche un problema legato alle finanze. Andiamo a vedere un po'. Vediamo già le relazioni. Ok, qua nelle relazioni, cari amici di Capricorno, non per tutti, prendete ciò che risuona con voi, ci sono davvero tanti, 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 tanti problemi, c'è molta sofferenza, è un po' come se il mondo vi cadesse addosso. Comunque ci si discuta tanto e queste discussioni legate a questi problemi in questa vita relazionale, ora familiare, amicale, amorosa, vedete un po' come vi parla, c'è molta corrispondenza, ci sono molti scambi. Ciò che mi può lasciare a pensare è che potete ricevere delle informazioni per telefono, per posta o anche internet, o allora proprio parlare con qualcuno tramite questi mezzi, perché poi qua c'è la riunione, c'è tanta comunicazione, ci sono tanti scambi, quindi riceverete un qualcosa, e questo proprio legato a tutti questi problemi che avete in questa relazione. Già le energie non sono buone, perché qua vi si parla di problemi, probabilmente di un progetto annullato e anche qualche difficoltà economica, quindi magari vi costerà, che ne so, economicamente, non lo so, vedete come vi si parla. Vediamo con il lavoro. Quindi sul lavoro, ok, sul lavoro c'è stato un sentimento di, per qualcuno di voi, ancora una volta non per tutti cari amici, qua c'è stato per qualcuno di voi qualche difficoltà sul lavoro, ma la cosa sembra arrangiarsi, andrate verso, ecco, i momenti sereni ritorneranno, ritroverete la tranquillità. Quindi magari mi si può far pensare che se qualcuno ha perso il lavoro, le cose si aggiustano anche per lui. Io staremo a vedere quelle carte giù. Comunque per qualcuno c'è un problema sul lavoro, ma le cose si aggiusteranno. Allora, qua ci si può parlare di voi, amiche donne Capricorno, come si può parlare di un uomo che avete di fronte a voi, una donna. C'è un cambiamento per voi, care amiche, un cambiamento per poter ritrovare questa felicità, questa tranquillità. Però, per far sì che questo cambiamento sia positivo, cari amici, dovete trovare dei compromessi, dovete discutere, dovete trovare degli accordi, trovare delle conciliazioni, negoziare. Allora, io non so se sia dovuto a un problema quindi personale, e tutto ciò ha un impatto proprio anche nel professionale e nel materiale, e dovete quindi trovare questi accordi per poter ristabilire la situazione. Questo è quello che io sento, cari amici. C'è veramente tanta comunicazione, cose che apprenderete, cose che vi saranno probabilmente rivelate, ma ci sono degli scambi. C'è anche un momento di difficoltà sul lavoro, ma penso che sia perché non riuscite a concentrarvi, veramente dovuto a questa situazione relazionale. C'è un cambiamento, ma per qualcuno mi si può lasciare pensare pure che il cambiamento che doveva avvenire per il momento non è ancora avvenuto, perché non avete trovato ancora il compromesso giusto. Vediamo la sorpresa o l'imprevisto. La sorpresa, eccola qua. Dovete accettare questi scambi, queste comunicazioni, per poter trovare il compromesso che vi permette di liberarvi e di andare verso un qualcosa di nuovo, quindi di crearvi una nuova opportunità e per poter anche... Allora, se qua è un problema relazionale, è possibile anche che avrete una parte di ciò che vi aspettava in seguito a un divorzio. Se poi è comunque familiare, anche qui si può parlare di eredità. Qua, voglio sapere, questo asso di pentacoli
parla di abbondanza, di eritaggi, di nuovi inizi, della prosperità. Io però qua lo sento che se vi liberate da questa situazione, che trovate il compromesso che avete bisogno di trovare, riuscite a ritrovare questa abbondanza personale per poter riapprendere, insomma, a vivere liberamente, autonomamente e soprattutto per sbarazzarvi di tutta questa fatalità, fatalità che è veramente come se avesse il mondo che vi cadeva addosso, insomma, un qualcosa di pesante. Quindi per me questa può essere una bella sorpresa. Vediamo il consiglio, il cavaliere in testa in giù di spade. Qua c'è qualcuno comunque che, come dire, ha dei propositi molto duri. Allora, non so se siete voi ad avere dei propositi molto duri nei confronti di qualcuno o è qualcuno che ha dei propositi duri verso di voi, ma qua c'è una mancanza di rispetto e c'è davvero, direi, anche tanta cattiveria in queste parole che pronunciate o che vi pronunciano. Quindi con questo cavaliere vi si chiede che se siete voi ad essere impulsivi, di ritenervi, insomma, magari tagliate corto per non lasciarvi prendere da questa manipolazione probabilmente di questa persona che vuol farvi cedere, ma soprattutto di non scendere al suo livello, ecco. Quindi vi si chiede di tagliare corto per non essere una persona che manca di rispetto, anche se la persona magari lo merita, ma non vi mettete a questa altezza, insomma. Fate le cose con riflessione, non fatele nell'impulsività. Qua dietro cosa abbiamo? Il 5 di bastoni. Eh sì, ci sono tante tensioni, ci sono dei conflitti. Quindi sono conflitti per me relazionali. E qua c'è la legge, amici. Quindi qua si parla di un divorzio, o di una, forse, una separazione difficile per l'affidamento dei bambini. Non lo so. Qua c'è un qualcosa che non va in una relazione passata, presente, non lo so. Voi lo sapete, le energie sono. Queste letture sono energia, quindi può variare per qualcuno di qualche giorno e per qualcun altro anche di qualche settimana e di qualche mese. Quindi c'è un qualcosa legato proprio alla legge, cari amici. Ci sono molte tensioni. Siate un po' più intelligenti, vi direi. Qua c'è proprio per ritrovare un'armonia, cari amici. Non giocate il gioco di questa persona che avete di fronte a voi. Per ritrovare un'armonia, un equilibrio, insomma, e poi penso che sia la legge che deciderà. Ecco, cari amici, io vi auguro di trascorrere una bella serata. Grazie per i pollici, un commento se vi fa piacere. Se volete più informazioni, potete contattarmi in privato per una lettura privata e potete anche. No, vabbè, nulla. Non dimenticate di condividere se potete e di abbonarvi se non è già fatto. Vi auguro davvero una bella serata e a presto. Ciao cari amici.